Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per provare Mario Plus Rabbids Sparkles of Hope, gioco che Nintendo ha messo gratuitamente in prova. Io non l'ho ancora provato. So che è fattibile in una settimana di gaming molto pesante, solo che non è proprio particolare. Io ho giocato Kingdom Battle, il primo, però non l'ho mai finito perché proprio non è il mio tipo di gioco, se capite, niente, proprio il fatto che non lo so, non mi prese subito e lo droppai tipo al tempo del primo boss contro Donkey Kong. Powered by Ubisoft, ovviamente ricordiamo Ubisoft, ciao Ubisoft, voglio tanto bene. Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, io ho sempre criticato, signori, sempre criticato in modo molto pesante il suo prezzo di 60 euro, perché il primo sia 40. Questo già fu una cosa che gli tagliò le gambe, infatti mi sa che è stato un flop molto pesante per Ubisoft. Lo so, per Nintendo, per Ubisoft è stato pesante. Io non so se serve aver giocato il primo. Vi dirò quello che vedrò io. Perché mi ricordo di me 64 così? Oddio. Beh, dai. Cioè, ma tu parti così un gioco? Donkey Kong. Questo era il boss che non ho. Cosa lo supera? Vabbè, in quella zona ho finito di giocare. Ciao Peach! Mario, Rabbit Peach, beep, oh, vedevi un vero sollievo. Oggi i Rabbit sono, come dire, iperattivi. Qualcuno dice di posizionare la salopette di Rabbit Mario. Non si sa dove sia finito. Lui si è nascosto in quel cespuglio. Non ne vuoi sapere di uscire. Se becco che si è preso la mia salopette, dove sarà? Volete giocare la salopette di Rabbit Mario? Provate sugli alberi o su tre cespugli? Ma che cazzo? Perché Peach non c'ha tanta funzione? Ah, cioè parte così? Sicuramente devo iniziare così? Consiglio una nuova salopette, posso provarla? No, grazie. Si sta di me di un altro, forse riscuoto sempre. Oh, ma ho compiuto la spina di soldi questi alberi. Bella fontana. Bella fontana. Oh, ma ci stanno dei soldi. Raga, ma quanti soldi? Sono ricco. Porco Giuda! Ma io non so cosa devo fare. Cioè, mi stai indicando mo qualcosa a cui devo andare, ma non credo. Posso farti una domanda? Tu mo mi spieghi come cazzo è possibile che sia rimasta lì? Cioè, tu hai girato tipo le prove nudo. Per forza. Quando sei breve. Tanto ora sì che si aggiorna. Tutti sono nudi, tu no. Va bene. Va bene. Che succede? Ma hai trovato la tua salopette, Rabbit Mario. Lo sapevo, devo pensare a un nascondiglio migliore. Ma sei un bastardo! Ma certo, fai tutto per essere come Rabbit Mario. Ma solo io so come valorizzare la grande alternativa ai calzoni di sempre. Tutto è bene che finisce bene. Ora godiamoci questa splendida giornata in pace e armonia. Abbiamo salvato il mondo. Ora possiamo rilassarci come si deve. Va bene. Devi stare zitto. Congratulazioni, hai rovinato tutto. Sequel diretto? Sì. È un sequel diretto, raga. Forse è meglio giocare il primo. Ciao. Ok. Dei Rabbid Luma. Che cazzo è? Basta essere social. Wow.
Niente, è morta. Voleva essere social. È stata bruciata. Oddio! Tutti calmi. Cioè, si capiscono l'accenno di Disa. Sì, vabbè, ah. Cosa cazzo? Rabbit Peach è quella che fa più ridere di tutti. Il riparo dei ripari. Raggiungi la zona. Vabbè, tutorial. Dovrebbe essere abbastanza facile. Here we go. Let's go. Ok. Avanti veloce. Distruggerà la base. Sì. Mi metto qui, dai. Ok, dai, vediamo che mi fa. Becerità assurda comunque da tutorial. Ci ha portata! Pensate prima di tutto a raggiungerla, spostandovi sulla punta della coda della mantra. E ho pure vinto! Va bene! Oh? Sai che sei rimasta così nel chill? LOL. È il fan. Ma chi sei? Si è scaricata? Oh cazzo, mo. Frittatona, tu mi sa che devo fare scivolate. Distruggi i punti deboli della manta. E come faccio? Come faccio io per sapere? Sei salva nonostante la misteriosa malefica energia che ha sabotato le nostre armi. Sì, ma cosa sta a te? Sta sbattendo il cazzo. Le nostre armi? Possiamo sempre sfruttare la scivolata. Cerca di scrivere. Sì, ma veramente. Con la scivolata possiamo staccare quelle specchie. Madonna, tutto è albicicissimo. Ma magari il becero, solo nemici. Per colpire l'ultimo punto debole dobbiamo passare dall'altra parte e per farlo serve l'efficacia dei... Vado il tutorial. Wow, la perfezione. Che tutorial di becerità micidiale. Io come torno indietro per sapere? LOL. Ma io come torno indietro? Ma quanti siete? Siete bastardi, assai. Da energia senza usare le schede? Non ho capito. Non avendo giocato tantissimo il primo, non capisco bene. Affari spenti nello scutiferio. Scutiferio, guarda. O scutiferio.
Le nostre armi si sono riattivate. Possiamo cercare un riparo, mirare e attaccare quei nemici. Ricordatevi che in questa dimensione le cose funzionano in modo diverso. Non ci si può spostare dopo. Non ci si può spostare dopo aver attaccato. Let's go! Ok. Olè, cosa succede? Critico vinto! Sono forte! Non mi fai un cazzo! Non mi fai un cazzo parte 2! LOL, sono fortissimo! Ho vinto. Sono forte io. Sono il più forte di tutte. Oh? Cosa devo fare? Quanti Goomba? Ma che è sto fascio? I Goomba che se ne fottono. What? I Goomba che guardano. What? Cosa cazzo vedo? Abbessa basta verso il Buu. Cosa di verso il Buu? Ma siamo con un tutorial. Stello, con l'orribile mostra è corsa, siamo usciti da quella, ma continuare a darci la caccia. Anche da questa distanza i valori di questa corsa vanno ben oltre le mie capacità di analisi. Orco Diemo, vedete, io posso donare a Mario la capacità di potenziare i suoi attacchi, bello che funziona anche con i suoi amici. Il mio aiuto può essere fondamentale, Mario, vediamo cosa puoi fare con questo potere. E a proposito di capacità, dici, non scordatevi di utilizzare le vostre tecniche, sono piuttosto... Madonna mia! Oh yeah! Oki toki! Ok. Diciamo che rischi un po' la morte con questa, però. Non ci credo. Ah, quindi c'è l'album italiano. Minchia, ma hai crittato. Che culo. E tu? Vuoi prendere i tuoi alleati? No, vuoi prendere a puttana. Occhi d'occhi. Ok. Occhi d'occhi. Vabbè, togliamocelo così davanti. Sono fortissimo. Buonanno, però dai, non è per niente male. Vabbè, posso andare velocissimo. No, manco sei bravo. Manco la mia sei prende, coglione. Ok. Vediamo, uno e due, oh! Vaffanculo, schifo!
schifosi bastardi. Vediamo. Oh no. Oh no. Ah. Vaffanculo, mi hanno crittato i bastardi. Non riesco a passare, sono intelligente. Sì, ma sono in culo ai nemici. Non si scherza. No, non si scherza. Ho vinto facendo una scivolata de merda. Che succede? Che mi si è spento il controller? What the fuck? Vabbè, andiamo avanti. Oh? Che succede? Che è? Ah, siete arrivati! Come avete fatto a tornare? Mamma mia, comunque paura. Non mi hanno preso. Salvataggio in corso e... che dirvi? Una bella int abbiamo visto. Bella bella. Oh? Benvenuto Mario, benvenuta Rabbit Peach. È un sollievo vedervi tutti interi. Siete essenziali per la riuscita della missione. Ma quale missione? Buongiorno, eh? A me non ci pensi? Sono quello che ti ha creata. Sono sopravvissuto anch'io. LOL. Apprezzabile, ma il tuo apporto alla riuscita della missione è inferiore del 31,73219%. Va bene! Non badata l'arroganza di Gini. È la nuova intelligenza artificiale dell'astronave e ha preso coscienza di sé solo ieri. Ma come? Ha ancora un evidente bisogno di essere tarata, ma considerata la situazione di totale emergenza, ho preferito... Rabbid Luma lo chiamo questo! Ehi, piccolino! E basta, ehi piccolino, basta. Curioso? Pare che questa creatura sia in egual parte Rabbid e Sfavillotto. Che lo rende un'eccellente fonte di energia. Che brutto Sfavillotto, vero? Preferisco il Rabbid. Preferisco il Rabbid. Madonna che schifo, Rabbid Luma. Lo chiamava sempre Rabbid Luma. Che brutta cadere, Rosalind non l'avrebbe mai permesso. Mamma, piccolo Kufs. Mamma, chi è mamma? No, chi è mamma? No, Rosalinda. Dai! Sta conquistando la galassia utilizzando un'energia chiamata Oscutiferio. Oscutiferio. Sono riuscita a individuare l'origine dell'energia, la fortezza di Cursa. Ma cosa? Per raggiungere la fortezza dalla nostra posizione, la nostra astronave impiegherebbe un'eternità. Ah? Ad ogni modo, sfruttando l'energia di Oscutiferio purificata, possiamo creare dei teletrasporti e di fatto annullare le distanze. È buono. Che esatto, stavo proprio per dirlo io. Ora però dobbiamo capire come chiamare questi affari. Aha, sbrilli, mi piace. Rabbid Luma. Ma sicuri? Cioè, rimanendo obiettivi, direi che sbrilli è davvero perfetto. Spark va bene. Fa schifo. Il pianeta più vicino è Spiaggia Luminosa. Che pianeta? Si è già diffuso. Impossibile dire fino a che punto, però. Perché non ti stai zitta, Gini? Non siamo di certo alla prima avventura, noi. Posso già intuire che il livello di difficoltà di questa missione sarà... rilassato. Naturalmente, mi riservo il diritto di cambiare idea in qualunque momento. Sì, maneggi. Con gli sbrilli dalla nostra, le cose... Spark! Mi era parso che fossimo d'accordo per... Spark! Va bene, quello che conta è che ci aiuteranno. Dunque, adesso che Cursa sa che stanno dalla nostra parte, ci penserà due volte prima di attaccarci. Non credo proprio funzioni così, però ok. Ho bisogno di energia di quelle creature, portatele da me! Ho visto una rabbia di Rosalinda.
È l'unica che ho notato subito. Ah, bene. Direi che come prima introduzione al gioco, secondo me, va più che bene, ragazzi. Stiamo andando veramente molto spediti. Ringraziamo Nintendo che ci ha permesso di giocarlo gratuitamente per una settimana. Probabilmente molti l'avranno finito. Io, non avendo giocato tanto il primo, non ho avuto la voglia di portarmelo tutto in 2 secondi in croce. Però per gameplay di prova comunque ci sta. Credo che andrò a recuperarmi Kingdom Battle a sto punto. E dopo recupero pure a questo. Non le piace la pioggia. LOL. Coglione. Rabbit Peach fa troppo ridere. Guarda, fa troppo ridere Rabbit Peach, ragazzi, sono sincero. Oh. Mm? The fuck? Poseidone. Ma Augi, siete venuti a portare qua, non serve, ne abbiamo già sufficienza. Siamo eroi noi, mica turisti qualsiasi. Ok. Eroi? Tipo gli eroi che si fanno i piani nelle peggiori situazioni possibili per te qualcuno. Per tutte le crostate alla banana. Qualcuno ha creato le peghe di Augi. Ah. Se sì, lo vedo che la fa in cima al faro. È bruttissimo. Non mi piace, sai. Il sole è come svanito nel stesso momento in cui è comparso. Aspetti un fuoco di segnalazione. Cosa è un tentacolo di Oscutiferio. Eliminandolo, non solo annulleremo i suoi effetti sull'ecosistema. Hai rotto il cazzo. Ma potremmo purificare la sua energia di Oscutiferio e usarla per teletrasportarci alla nostra prossima destinazione. Ok, non ci interessa. Vanno anche eliminate le pozze di Oscutiferio. Anche se non ci daranno energia di Oscutiferio purificata, sono piuttosto pericolose. Ma perché tutto è al pezzo, mi stia facendo? Aiuta! Ci siamo. Questo sarà villaggio, oddio. La richiesta di Oggi non intralcerebbe la nostra missione. Ho anche rilevato la presenza di uno Spark nel villaggio. Ah, buono. Va bene. Spark? Sei rimasti a casa loro. Insomma, siamo tutti qui e per quanto ne capisco, questo è un classico lavoro per 2 eroi. Escluso il sottoscritto, è chiaro. 2? Dovrebbe essere una sciocchezza. Vediamo di concludere tutto prima che i miei nano diodi si arrugginiscano. Vabbè, ma minchia. Ok. No, mi sembra ci pare disponibile. Apri il menu mappa. Vediamo anche figo. Signori, che dirvi? Io spero vi siete divertiti a vedere il tutorial, l'inizio di Mario Plus Rabbids Spark of Hope. Siamo effettivamente allo 0%, ma effettivamente era il tutorial patch. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Adios, ragazze!